Ma perché le spaccarsi. persone, a meno che uno proprio non mi segue seriamente, hanno un'idea. Ho passato 2 giorni con Marcello Ascani. Sono stato ospite nel suo video Vivere a San Marino e perciò l'ho portato con me in un tour molto speciale della nazione nella quale sono nato e cresciuto. Ne ho approfittato però per conoscere il Marcello che si cela dietro alla figura che normalmente vediamo da anni su YouTube. Per scoprire se dietro le vesti da super imprenditore si cela ancora un ragazzo come tutti noi. Ed ho voluto prenderlo un po' come un fratello maggiore che non ho mai avuto, per fargli domande e chiedergli consigli che sono sicuro torneranno utili a tutti voi, fidatevi. Ah, l'ho portato con me a vivere esperienze fuori dal comune, quindi mettetevi comodi. Io sono Jacopo, racconto storie e vivo avventure. Ok, devo andare su in centro storico a San Marino, però non ho il passaggio, quindi il primo che becco qui in strada chiedo se mi dà uno strappo, vediamo se abbiamo fortuna. Ciao, scusa, non è che vai in centro storico a San Marino tu? Ah, pensavo che mi dicevi, ma tu che lavoro fai per permettermi questa macchina? Signore, inizia questa nuova avventura sul canale, oggi un ospite speciale. Presentati. Sono Marcello Ascani. E cosa sono fai? Sono uno youtuber. E cosa ci fai con San Marino? Voglio fare un video su San Marino, ho una playlist che si chiama Vivere A. Ottimo. Di tutti i paesi del mondo, Vivere A Los Angeles. Vivere a San Marino. Ottimo. Abbiamo iniziato col classico tour del nostro centro storico. Qualche aneddoto, curiosità, assaggi dei prodotti locali. Ma non aveva idea di cosa avevo programmato per le ore successive. Tra poco ci arriviamo. Intanto però ho iniziato ad indagare. Molti che stanno guardando questo video sapranno già bene chi sei, cosa fai, però nel dubbio tu fai lo youtuber, ma... Faccio anche l'imprenditore. Ok. Mi dico youtuber perché mi piace. Date la mano, rimane tuttora il mio metodo principale per guadagnare. Hai quasi 26 anni e le ore in una giornata sono 24. Quindi la domanda che mi sono spontanea è come fai? In parte fortuna perché io ho iniziato presto. Ok. Quindi iniziando presto ho avuto anche più anni per maturare. Una volta io passavo il 90% del tempo lavorativo a girare e montare video. Okay. Adesso è il 20%, il resto è delegato. La soluzione è l'orientino che funziona. Ok. E ci sto ancora lavorando. Ciao. Grazie, ciao. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Come l'avevi vista cosa della gente che ti ferma? Hai piacere? Sì, ho molto piacere. Tu che hai tante responsabilità, sì, hai progetti grossi, hai una strada bella ripida che stai percorrendo. Sì. Come gestisci eventualmente momenti no, preoccupazioni, peso? Io anche come te non sono particolarmente soggetto ad ansia da sempre, però ho sperimentato parecchio stress ultimamente. Perché comunque tiro della corda, cioè nonostante io sono con un si stressa, io ho messo tanta carne al fuoco negli ultimi tempi, accettato più di quello che potevo accettare, infatti adesso la mia missione è proprio dire no alle cose che non devo imparare a selezionare. Selezionare molto meglio di quanto stia già facendo, perché sono sempre stato uno yes man, sempre pagato, però a un certo punto... Ma quel momento di un po' di sconforto, dove dici sto sbagliando, magari non ci riesco a fare... Momenti, paura di non farcela, ecco. No, paura di non farcela non tanto, okay. Non che io abbia la certezza di farcela, ma semplicemente la direzione su cui sto andando è molto soddisfacente. Chiaramente io molto spesso rimetto in discussione quello che sto facendo, quindi dico, siamo sicuri che è la cosa giusta? Cioè, o comunque spesso ci si ritrova davanti tante ottime scelte, okay. Quindi io ho tante opportunità davanti, dov'è che ha più senso mettere delle energie, no? Visto che avevamo qualche ora libera prima di cena, l'ho portato nel nostro piccolo aeroporto al tramonto. E lì gli ho chiesto di esaudire un piccolo desiderio che ho sempre avuto sin da quando mi sono iscritto al suo canale, ormai tanti anni fa. Ma passioni tipo il calcetto, il... cosa che fai? Mi piace disegnare. Ah sì? Sì, io nasco wannabe pittore. Mi piace giocare a scacchi, da poco, mi piace giocare a videogiochi, mi piace vedere film. È umano, ha anche dei momenti di, certo, di pausa. Perché... Per forza. Però molti mi hanno detto... Marcello Ascani, 24 ore su 24 la paccarsi. Le persone, a meno che uno non mi segue seriamente, hanno un'idea, così, ha visto qualche video, certo, si fa un'idea, cioè riempie le cose che non sa con le cose che si immagina, no? Giusto. E quindi poi a fine video uno si è costruito un'idea che magari non è vera, no? Il mio video sarà questo, Una paraculata, infatti. Però ancora più paraculata è il fatto che tu hai detto che ti piace disegnare, ma se ti dicessi che io qui dietro ho un taquino, no, e un pennarello... Sono fuori allenamento. Però se io ti obbligassi con il mio conto... Va bene, dai. Mi arrangio. Te ti faccio col telefono in mano. L'orecchietto un po' da elfo. Se mi sorpreso e schifato. Ah, mi piace. Ci siamo. Ci siamo? Sì, sei stupito, sei... Così va benissimo. Uno dei miei sogni da ragazzo alle superiori si è avverato. Grazie Marcello. Adesso ti meriti un po' di piada.
andiamo. Occhio a destra, sì, quella è la mia macchina, Marcello, no, no, non si fa così, no, 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 no. Tutto a destra devi girare, tutto a destra devi girare e andare avanti. No, a sinistra, non dietro a destra. C'è il mio scooter lì. Schumacher. A posto. Però io questo lo devo dire, che Marcello Ascani non sa proprio guidare. Beh, guido il giusto. È l'artista anche nella guida. Esatto, esatto. Non è che non mi fido, Marcello, Però siamo andati a fare una cena tipica a base di piadine e cascioni, dove abbiamo parlato tanto ed ho potuto conoscere Marcello un po' più approfonditamente. Non posso dirvi gli argomenti trattati in questo caso, ma sappiate che mi è sembrato super aperto e disponibile. E non si è fatto nessun problema ad affrontare qualsiasi argomento. Di fronte alla piadina le persone si rivelano sempre per quelle che sono, e Marcello, vi devo dire, è uno di noi. San Marino, Slovenia. È una bella attività, una bella attività. Pronostico? Vince San Marino. È un'esperienza, no? È un'esperienza da fare. Tu avresti mai pensato di essere allo stadio a vedere San Marino contro la Slovenia? Contro... No. Noi siamo quelli blu. Non ci sta, non ci sta. Hanno tirato i petardi, sta prendendo fuoco la pineta dietro lo stadio. Cioè, vincete 4-0. Dai, evitabile, evitabilissimo. Ufficialmente terminato. Allora. Adesso Marcello, voglio portarti a fare l'esperienza proprio da adolescente, come se fossi tornato tu quindicenne. Ah, sarebbe perfetto se tu fossi una bella ragazza. Sei al tuo primo anno di YouTube. Bello, bello. Capito? Sarebbe molto facile. Un di noi. Sì, il piede sull'orlo, poi vieni. Era facilissimo. Ci sei, lasciami. Solo nelle giunture devo andare. Qui. Ecco. Vorrei approfittarne proprio, utilizzarti come fratello maggiore. Ecco, ok. Va bene. Sono un figlio unico, non ho mai avuto fratello maggiore. In Marcello, guardando su YouTube, crescendo, mi ci sono molto rivisto anche come personalità. In questo periodo della mia vita sto spingendo parecchio sui miei obiettivi, quindi che sia università, i film e tutto quanto. E molti attorno a me, persino i miei genitori addirittura, mi dicono di stare attento a, tra virgolette, non sacrificare troppo della vita da ventenne. Magari un giorno ti svegli e te ne penti. Ok. Nonostante io sia deciso sui miei obiettivi, non è che dubito di quello. Però tu, come l'hai vissuta? Hai avuto questo dubbio ogni tanto? Ma te lo dico spesso. Io, per spiegarla ad alcune persone, l'ho sempre detto in questo modo. Tu immagina che io voglia vincere le Olimpiadi di corsa, ok? Io voglio vincere le Olimpiadi, mi alleno. Cioè, mi alleno tutti i giorni, tutto il giorno. Sto facendo un percorso che è chiaramente diverso da quello degli altri, no? Ok. Quindi è una scelta che fai. Se una volta che la fai è quella, giusto? Okay. E quindi io dico la stessa cosa. Io mi sto allenando tutti i giorni, sto lavorando tutti i giorni per un obiettivo che è come... ipoteticamente quello di vincere la medaglia d'oro di corsa, solo che non è la corsa, ma sono le mie cose, il canale YouTube, l'azienda, eccetera, eccetera. Okay. Quindi se pensi che quello che vuoi fare, fallo. Una cosa che forse è importante è curare i rapporti con le persone che ami e che ti amano. Forse questa è una roba che non bisogna trascurare. Quando si cresce, uno deve, questo l'ho detto alla psicologa, deve accettare l'idea che i rapporti umani, quelli veri, quelli seri, quelli profondi, sono necessitano impegno. Non è che sono là da soli. Uno deve decidere che vuole nutrire un rapporto, e quello necessita impegno, che sia la tua fidanzata o la tua famiglia o i tuoi figli o le tue amicizie. Per cui significa dire: vabbè, mi impegno di più e faccio una chiamata in più rispetto a quello che avrei voluto fare o che mi verrebbe di fare naturale. Che consigli ti sentiresti di dare a ragazzi che magari sono sui 20 anni, quindi hanno degli obiettivi, però magari hanno delle insicurezze, dei dubbi? Il mondo di oggi con i social, che tu vedi tutto, tra virgolette, di tanti che magari alla tua stessa età viaggiano molto più forte, certo. Ti danno quella sensazione di... Vabbè, la consapevolezza che quello che vediamo sui social è l'1%, no? Certo. E poi tutti mostrano quell'1% migliore che c'è in assoluto, quindi cioè, spesso magari anche tu che ti senti un coglione, però magari mostrano le cose migliori, un altro ragazzo di te pensa che quanto stai viaggiando, magari non è che stai viaggiando come sembra. Concentrarsi con gli altri è utile fino a un certo punto, confrontarsi con se stessi è la cosa più importante, okay. No? Quindi ricordarsi di essere migliori di se stessi il giorno prima, diciamo. Anche se, vabbè... Kobe Bryant, questo stile. Sì. Cerca di sbatterti, fare le cose fatte bene, abbia la coscienza a posto, dopodiché in generale funziona molto bene, imparare a fare molto bene una cosa. Ok. E assicurarsi che sia una cosa che ci appassiona, ma anche una cosa che è richiesta dal mercato. Generalmente se uno fa questa roba qua, dove vai a sbattere un posto giusto, no? No, buona, buona. Buona. Il fine serata azzeccatissimo.
Visto che Marcello è stato così disponibile e ci ha dato preziosi consigli, non potevo far altro che offrirgli una seconda giornata molto molto speciale. Marcello, buongiorno, iniziamo la giornata con un evento molto speciale. Veramente grazie mille, comandante. Abbiamo iniziato facendo visita ai miei commilitoni in servizio in alta uniforme per la guardia del Consiglio Grande Generale. Buongiorno, buongiorno, come andiamo? Tutto a posto, bene, bene, tutto a posto? Abbiamo incontrato poi per un'intervista esclusiva il nostro ministro al turismo. Questo è il francobollo, vedi? Rappresenta praticamente la storia della Repubblica di San Marino. Non poteva mancare un rapido tour della filiera vinicola, dal vigneto a produzione biologica sino al punto vendita. Oh, è fantastico! E dulcis in fundo, intervista al mio amico, nonché protagonista del film che ho realizzato, Brian Toccacieli. Ti ho portato dall'atleta di San Marino, questo è lo sport sammarinese lui. Assolutamente. Personificazione dello sport. Ah, è venuta una bella intervista, dai. Sì, dai. Un bel momento. Un valore aggiunto al video. Decisamente sì. Non filmare che vado a sbattere. Ormai lo conoscete bene. È stato un vero piacere. Sono onorato di averti avuto come guida. Sono molto grato. Ti sei divertito? Molto, molto. Bello, bello San Marino. Non vedo l'ora di far uscire il video. Penso che il montaggio sarà complicato. Che uscirà un bel video. Però ci siamo divertiti e Marcello ha detto che tornerà sul canale. Ah sì, prima o poi. Sicuramente. Grandi avventure. Grandi avventure. Grandi avventure.